Tutti benvenuti nel mio canale. Vi chiedo scusa per la voce, ma sono tremendamente raffreddata. Sono 3 giorni così che non sto bene. Però questo, il fatto di stare a casa e non poter lavorare non implica il fatto di non poter far sapone. Allora, ho preparato questo disegno qua e andremo a fare un'unica gemma. La voglio fare grande e ho preparato questo recipientino di scarto. Ora vado a tagliare i pezzetti di sapone trasparente che ho preparato l'altro giorno e andrò a squagliarlo nel microonde. La base la farò blu. Allora, tanto così dovrebbe bastare per la base. Non è tantissimo. Poi se ne manca ne aggiungo, non c'è problema. Allora, facciamo così. Il recipiente deve stare in pendenza, un bel po' di pendenza, così posso fare gli effetti che mi servono. Allora, facciamo così, lo fermiamo così, vado a scaldare e torno subito. Ora che ho scaldato il sapone, lo aggiungo al colore blu che ho preparato. Mescolo. Così. E vado a versarlo. Ora spruzzo un po' di alcol per eliminare le bolle. Ecco fatto. E devo mettere un altro pochetto perché in teoria deve arrivare fino su un pochetto. Allora, ne scaldo un altro po'. Ecco qua. Ora aggiungo anche questo. Ecco fatto. Molto bene. Adesso attendo che si asciughi e poi torno. Ora che si è un pochino asciugata la base blu, vado ad aggiungere il trasparente. Ora andrà in freezer per circa 10 minuti. Ora procederò aggiungendo il viola, quindi mescolo per bene. E lo vado a inserire all'interno. Ecco fatto.
Perfetto. Ora va in freezer. Ora dobbiamo procedere con una strisciolina di blu, molto lieve. Questo asciutto, non tantissimo. Ecco fatto, ci siamo. Ora va nuovamente in freezer, una decina di minuti ad asciugare. È arrivato il momento di aggiungere il trasparente. Ora nuovamente in freezer. È il momento di aggiungere il rosa. Scoliamo per bene. Ecco fatto. Ora va a raffreddare il freezer e l'ultimo passo è quello di mettere il trasparente. È arrivato il momento di mettere il trasparente su tutta la superficie, quindi dritto. Metto un pochino di pezzetti trasparente così. Da parte ho messo un po' di bianco che andrò a mescolare per bene. Ora aspiro con la siringa. Aggiungo il trasparente, più su, ok, ecco qua, così. Ora con la siringa vado a inserire qualche puntina di bianco. E ora ci siamo. Attendiamo che asciughi completamente e poi torniamo. Ecco a voi, ciò che è uscito è questo. Ecco qua, si notano i vari strati.
sopra la sfumatura del bianco. Ora andrò a smussare i lati. Ecco qua, questi li metto da parte. Ecco. Fatto. Ora smussiamo i lati. Ora viene la parte più difficile, che è quella di creare una punta. Ora dobbiamo applicare il nostro pezzo di sapone. Qui. Cerco di appuntirlo un altro così. Ecco qua,
La mega gemma è pronta. Ora vi faccio vedere in controluce. Allora, tutti questi pezzi poi li metterò da parte. Eccola qua. Questi sono tutti i pezzi che mi sono avanzati, che si potranno utilizzare tranquillamente anche per lavarci, sì. Ogni pezzo è differente, è questo che mi piace. Voglio far vedere la trasparenza. Qua. Vedete? Ecco qua, chiudiamo con l'immagine della gemma. Grazie mille per avermi seguita e al prossimo video. Ciao, buon sapone a tutti ragazzi. Ciao, ciao, ciao.